Buonasera e ben ritrovati al Prima TG. Andiamo subito con la prima notizia. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, oggi era a San Giuseppe Vesuviano per la posatura della prima pietra del parco urbano, ma non ha perso occasione per invitare la popolazione a mantenere alta l'attenzione durante l'emergenza coronavirus. Ascoltiamo le sue parole. È una bella giornata questa per noi, che ha anche un grande valore simbolico, nel senso che noi stiamo già guardando al futuro, al di là dell'epidemia Covid. Consentitemi innanzitutto di chiedervi ancora per questi mesi di avere rispetto all'epidemia comportamenti di grande responsabilità e di grande prudenza, soprattutto durante il periodo festivo. Tutti quanti noi avremmo la necessità di vivere questo Natale in maniera calorosa con amici e parenti. Non lo possiamo fare, perché se ci rilassiamo in questi giorni avremo un inizio 2021 terribile. Dobbiamo essere responsabili, dobbiamo evitare assembramenti, feste, cenoni, perché all'inizio di gennaio riaprono le scuole, all'inizio di gennaio avremo il picco dell'influenza stagionale e rischiamo dunque di avere una grande difficoltà ad avviare anche la campagna di vaccinazione anti-Covid. Quindi vi prego di avere comportamenti responsabili e rigorosi. Avremo modo più in là, fra qualche mese, di vivere nelle nostre famiglie anche con più calore i momenti di incontro. Ma adesso no. Nelle prossime 2 settimane dobbiamo essere rigorosi e limitare al minimo i contatti anche con i nostri familiari. Dobbiamo rimanere con i nostri familiari conviventi e non con gli altri, se vogliamo frenare il Covid. E a proposito dell'opera iniziata stamattina, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha spiegato che la Regione guarda avanti, guarda al futuro e cerca di creare lavoro per le future generazioni. Ascoltiamolo. Allora, noi stiamo già guardando avanti rispetto all'epidemia, perché ovviamente abbiamo bisogno di vivere. E abbiamo bisogno di creare il lavoro per i nostri figli, per un'intera generazione. E quindi dobbiamo cominciare a varare opere pubbliche, aprire i cantieri, creare lavoro. Questa è forse la prima opera che inauguriamo, diciamo l'opera post-Covid, diciamola così. Questa è la prima, è il primo cantiere che parte. A fine settimana parte un altro cantiere a Pompei, un'altra opera finanziata dalla Regione Campania. Cominciamo cioè a mettere in movimento la macchina degli investimenti, poi avremo la disponibilità di altri fondi europei, faremo una battaglia con qualche tuo amico di Milano, i soldi devono arrivare al sud nella misura necessaria, perché quando si tratta di risorse non contano le bandiere di partito, le risorse devono arrivare al sud al di là delle bandiere e non ci devono dare fastidio. Allora, ci stiamo preparando veramente per creare il futuro ai nostri figli. Ho dato un'occhiata all'inizio del cantiere qui e avete davvero la percezione che questa è un'opera che cambia la faccia delle città, cambia il destino delle città. Noi ancora oggi non ci rendiamo conto. Mentre parlava il sindaco, io stavo pensando già a un evento che possiamo costruire quando avremo finito l'opera. Pensate alla Maratona del Vesuvio. La Maratona del Vesuvio, partiamo da Pompei, arriviamo a Torre Annunziata. Diventa, diciamo, un momento di attrazione turistica di livello mondiale fra Pompei e il Vesuvio. Potremo costruire delle cose davvero straordinarie come attrattori turistici. Allora, quest'opera l'abbiamo finanziata innanzitutto perché è un'opera straordinaria in sé. Devo dire ai cittadini che ci ascoltano che non sarà solo la pista ciclabile, noi diciamo la pista ciclabile, ma in realtà è un'opera di riqualificazione urbanistica straordinaria. Qui a San Giuseppe noi avremo un parco urbano nel cuore della città, quindi veramente cambia il volto della città e così capiterà per Terzigno, Bosco Reale, Torre Annunziata, cioè il lavoro sarà di grande riqualificazione urbana.
Poi avremo ovviamente anche la pista ciclabile, ma potremo fare le feste di primavera, cioè potremo fare la passeggiata di primavera da qui fino al mare. Allora è un'opera davvero straordinaria che meritava un finanziamento. Per cercare di evitare un lockdown nazionale che, come è già stato già annunciato in Germania, il governo Conte sta pensando di delineare delle linee guida precise per i giorni delle festività natalizie. In pratica tutto il mese il paese diventerebbe zona rossa o gialla a seconda del calendario, non dei 21 parametri fin qui disposti. Questo cambiamento potrebbe quindi mettere da parte la suddivisione a zone del paese, ma porterebbe tutti a seguire lo stesso schema. I giorni 19, 20, 24, 25, 26, 31 dicembre e 1, 5 e 6 gennaio diventerebbero rossi, quindi stop agli spostamenti tra diversi comuni, chiusi ristoranti, bar, negozi di abbigliamento, centri commerciali, aperti soltanto i negozi essenziali. Mentre 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 dicembre e 2, 3, 4 gennaio diventerebbero giorni gialli, quindi più libertà per i cittadini, ma no agli assembramenti, agli spostamenti tra regione, non si potrà rimanere in strada oltre il coprifuoco. Aperti tutti i negozi con ingresso sempre contingentato, compresi bar e ristoranti, consentiti poi gli spostamenti in quelle particolari date tra comuni. E sempre a proposito di coronavirus, sono 1.088 i nuovi positivi in Campania, secondo il bollettino dell'unità di crisi regionale, su 15.472 test effettuati per una percentuale di positività ai tamponi del 7%, in linea con gli ultimi giorni. Nel bollettino si segnalano inoltre 1.648 guariti dal coronavirus e 30 decessi, di cui 9 nelle ultime 48 ore e 21 nei giorni precedenti, ma contabilizzati soltanto oggi. I posti in terapia intensiva occupati sono 130 su 656 disponibili, mentre nei reparti Covid si scende finalmente sotto quota 1.800, infatti sono 1.796 i posti occupati su 3.160 disponibili. A livello nazionale sono 12.030 i nuovi casi di coronavirus su più di 103.000 tamponi effettuati, una percentuale dell'11,7%, in linea con la giornata di ieri, ma in rialzo rispetto ai giorni precedenti. Si segnalano nell'ultimo bollettino della Protezione Civile 22.456 guarigioni e 491 decessi, che portano il totale complessivo da inizio pandemia a 65.011. Gli attualmente positivi però scendono almeno di 10.000 unità. Calo nelle terapie intensive, meno 63 posti letto occupati, salgono invece, anche se di poco, i ricoverati nei reparti Covid, 30 posti letto occupati in più nelle ultime 24 ore. Se ci sono errori nei dati contabilizzati dall'ASL sui contagi, è giusto che se ne parli con le autorità competenti, non certo con una qualsiasi associazione o con la stampa. Occorre una procedura ufficiale. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, parla all'azienda sanitaria locale dopo che il giallo sui numeri, che da un paio di giorni vengono diffusi solo parzialmente, senza riportare la somma totale di tamponi eseguiti, positivi, guariti e deceduti. È necessario che l'ASL chiarisca con la Protezione Civile Nazionale, Regionale e con il Ministero della Salute. Non posso accettare quanto visto ieri, perché sembra quasi che i dati farlocchi portino me a decidere in modo stravagante. Il direttore generale decide con chi compararsi e restituisca la verità dei fatti. Esiste il dovere di confrontarsi con le autorità competenti, a partire dal sindaco della città, ha detto Mastella. Il confronto avvenuto con le altre associazioni del direttore generale dell'ASL è un gesto istituzionalmente corretto. Quello che si è visto negli ultimi giorni è drammatico per quanto può provocare. Serve o l'autodisciplina da parte delle persone o misure più drastiche, al contrario avremo conseguenze davvero gravi. Una situazione drammatica che viene testimoniata da tante persone, mentre altre continuano ad ignorarla. Non ci sono controlli che tengano. Se dopo le feste i dati franeranno e i contagi aumenteranno, è ovvio che le scuole non riapriranno. Una decisione condivisa anche con il governatore De Luca. Il quotidiano Il Sole 24 Ore ha realizzato un report per valutare la qualità della vita dell'anno 2020, profondamente caratterizzato dal periodo pandemico. Sono stati utilizzati come riferimento 25 parametri come il PIL pro capite, le ore di cassa integrazione autorizzate, il reddito di cittadinanza e i decessi e le nascite. In cima alla classifica si piazza la città di Bologna, mentre Caserta è al 94esimo posto su 107. Particolarmente bassa per la città di Reggio è il trend di ricchezza e consumi, ambiente e servizi, nonché affari
e lavoro. La crisi penalizza le aree metropolitane più turistiche come Venezia, 33esima in calo di 24 posizioni, Roma, 32esima in calo di 14, Firenze, 27esima meno 12 e Napoli che perde ben 11 posizioni passando al 92esimo posto in classifica. E della mancanza di turisti risentono anche le località di mare, peggiorano le province di Puglia e Sardegna, Rimini, Salerno, Siracusa e Ragusa, controtendenza soltanto la Liguria, tutta in miglioramento, dove addirittura Genova, 19esima, celebra con una buona performance la riapertura del viadotto sul Polcevera dopo il crollo del ponte Morandi, recuperando ben 26 posizioni. Bollettino della ASL Caserta in merito all'emergenza coronavirus: sono appena 125 i nuovi casi di positività ufficializzati dall'ASL, a fronte di 1680 tamponi processati nelle ultime 24 ore, è risultato positivo al Covid il 7,4% degli analizzati. Si tratta del dato più basso degli ultimi due mesi, l'ultima volta che andò meglio era il 13 di ottobre, numeri che confermano il trend in discesa in provincia di Caserta. Si peggiora purtroppo la tabella dei decessi, che giungono a quota 332 da inizio pandemia. Sono due le nuove vittime da coronavirus, residenti a Bellona e Francolise. Gli attualmente positivi in provincia sono 8.000, le città con il maggior numero di attualmente positivi sono Aversa con 569, Marcianise con 561, Caserta con 451, Maddaloni con 342, Orta di Atella con 276. Passiamo allo sport. Il Napoli di Gattuso, gli avventi, rimonta contro la Sampdoria e si conferma terzo in classifica assieme alla Juventus a meno 4 dal Milan, fermato a San Siro dal Parma. Decide la partita dalle due reti della ripresa di Lozano e Petagna dopo il vantaggio iniziale di Jankto. A parlare l'attaccante azzurro, proprio l'attaccante azzurro ex atalantino Andrea Petagna: è stata una vittoria molto importante anche per come è venuta, sono davvero contento per aver segnato e dedico la mia felicità a mio padre e a mia madre. E grazie a loro che ho proseguito a giocare a calcio e ho deciso di morare, invece per merito loro sono riuscito a rialzarmi, a fare oggi il calciatore. Dopo il gol ho abbracciato il mister perché mi aveva detto che avrei segnato. Gattuso vuole che entriamo a 2000 all'ora sempre, ti dà grande carica, questo per me è una grande spinta a migliorarmi sempre, so che devo continuare a lavorare tanto per poter rendere al massimo. E passiamo alla Serie C, sconfitta ieri in terra siciliana per la Casertana, battuta per 2-0 al Palermo. Per i falchetti partita condizionata dalle pesanti assenze dovute al Covid che hanno contagiato ben 7 calciatori. Una notizia poi anche delle ultime ore: è stata di nuovo rinviata a Bisceglie Casertana dopo la situazione appunto coronavirus all'interno della squadra di mister Giunte. E al termine della partita hanno realizzato appunto il match il bomber Castaldo e mister Giunti. Ascoltiamoli. Sì, chiaramente abbiamo avuto dei giorni difficili, questo lo sapevamo, però purtroppo questa stagione è condizionata da questo maledetto virus che a questo giro ci ha colpito in maniera tremenda, perché insomma 7 ragazzi poi all'ultimo secondo non è stato facile, non è stato facile assorbire il colpo. Però detto questo, è stata una trasferta complicata, però ecco, la squadra sul campo ha speso, ha voluto provarci fino alla fine. Abbiamo fatto delle cose buone, delle cose negative, abbiamo subito due gol secondo me evitabili, però la squadra in campo ha messo il massimo di quello che poteva mettere, e quindi c'è da continuare a lavorare, andare avanti, resettare, sperando di recuperare quanti più calciatori possibili, perché siamo contatissimi, e quindi vediamo, aspettiamo nei prossimi giorni, cerchiamo di resettare, tornare in fretta, cercare di recuperare e giocare le prossime partite. Sì, la squadra ha provato a giocare, chiaramente con tutte le difficoltà del caso, specialmente dopo il gol subito del primo tempo. Avevamo preso campo, avevamo messo nella propria metà campo il Palermo, avevamo anche costruito delle situazioni pericolose su falli laterali, a muovere la palla velocemente, insomma con Pulito due o tre volte avevamo sfondato con grande facilità sulla loro sinistra, siamo mancati poi nell'ultima rifinitura. Sono quello più esperto, ho cercato di dare un contributo anche nel dare tranquillità, nel parlare. Posso solo fare i complimenti, non per il risultato, però per la prestazione, perché comunque, ripeto, giocare
con tanti uomini assenti è dura anche per il mister che ogni giorno ha uomini contatti. Infatti bisogna stringere i denti perché mercoledì ce n'è un'altra e abbiamo tantissima assenza, anche oggi con l'espulsione di Bruschiazzo, quindi sarà ancora dura, però purtroppo il momento è questo e dobbiamo farci trovare pronti anche se siamo qui. Ma la mentalità ormai l'abbiamo acquisita, facciamo quello che vuole il mister, si prova sempre a giocare e sappiamo che se si gioca a calcio è più facile fare risultato, però ripeto, il mister è veramente dura, anche domani negli allenamenti saremo contati e c'è sempre da inventare qualcosa, però stringiamo i denti e cerchiamo di fare risultati in queste tre partite che poi chiuderanno la stagione. Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha voluto complimentarsi sui social con la Casertana Box per un trionfo ottenuto. I miei complimenti alla Casertana Box e al maestro Francesco Pagliaro, che conferma i suoi due campioni d'Italia, Paolo Caruso negli 80 kg e Francesco Caponigro nella categoria più 80 kg. Ai campionati italiani junior di Roma, un altro grande risultato per la società casertana che porta ancora una volta i propri atleti ai vertici nazionali. Una vera e propria fucina di talenti che incarna perfettamente i valori fondanti dello sport come il rispetto, la determinazione ed il sacrificio. Grazie per aver dato lustro ancora una volta alla città di Caserta. E questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito. L'informazione di Teleprima continua domani mattina alle 6.55 con la rassegna stampa. Un ringraziamento doveroso, buona giornata, buona serata a tutti e buon proseguimento con la programmazione di Teleprima.